Bella a tutti ragazzi, io sono Roy e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui per un video spacchettamento, ovvero spacchettare questo piccolo pacco che mi è arrivato. Ho voluto spacchettarlo insieme a voi perché contiene dei mangoni molto belli, nel senso che sono originali, ecco. Principalmente dovrebbero essere, se è quello che penso, ma credo voi sì, dovrebbero essere anche dei fumetti e manga italiani. Adesso vediamo subito insieme. Allora, è arrivato King of Balls, prima di tutto, il numero uno. Ovviamente sono tutti editi da Manga Senpai. Se non conoscete la editrice Manga Senpai, è una editrice che si occupa di manga e fa manga, insomma, sia europei, quindi praticamente manga francesi o quant'altro, sia manga che arrivano dal Giappone, che in realtà è il primo che pubblica una Insect Age, comunque anche lui è appena uscito durante questi giorni. Tra l'altro pubblica manga italiani, infatti questo manga è italiano, King of Balls. Ero molto curioso di vedere insomma, questo tipo di manga. I disegni sono questi qua, per cui niente, niente male. Sembrano proprio dei disegni di manga, ok? E niente ragazzi, sono curioso semplicemente di provarlo. Mi ha incuriosito il fumetto. Che è fatto esattamente da, adesso vi dico anche da chi è fatto, da Manga Senpai, è fatto da Shin e da Rudo. E quindi niente, uno inventa la storia, l'altro i disegni. Scusate se non mi ricordo chi dei due fa l'altra cosa, però era un manga che mi incuriosiva, sono stato tutti e due volumi ed è un manga italiano. Quindi ragazzi, cercate sempre di supportare chi fa questi tipi di iniziative, perché comunque i manga possono essere fatti anche dagli italiani e voglio la conferma che insomma questo manga possa essere all'altezza. Questo non è l'unico manga infatti che italiano che ho acquistato. Infatti sempre in questo bel paccone abbiamo anche Dirty Waters, il numero 4, ragazzi che è enorme, figa, è enorme. Avevo già letto i numeri 3, 4 e 5. Eh sì, 1, 2, 3. Non lo sfoglio perché se no me lo spoilerò, comunque questo mi sta piacendo alquanto, quindi spero che ci sia un finale degno dell'opera che è già iniziata. In questo caso il manga è di Luminiemi, si tratta di un manga thriller horror, mentre quello di prima era uno shonen scolastico e spoko. Comunque mi stavo incuriosendo, perché vediamo se adesso conferma di essere un gran manga. Spero proprio di sì, perché boh, mi stava piacendo. E infine, Tidal numero 2. In questo caso il manga è stato fatto da la storia da K e il disegno da Sayuki porca puttana, Nanagi, scusate il nome. Ho anche l'uno, ancora non l'ho letto perché aspettavo di leggere tutti e due insieme. Infatti questo qua è il 2 di 2, quindi li leggerò entrambi. Poi magari vi darò anche una piccola opinione di quello che penso di questo manga. Questo dovrebbe essere uno shonen battle classicissimo, quindi speriamo che sia all'altezza. Quindi molto molto interessanti tutti e tre e spero veramente che possano piacermi, così magari ti faccio un video in cui parlo bene anche di Manga Senpai. Infatti ho acquistato questi tre manga perché dal 10 al 20 di luglio hanno fatto questa promozione per diverse loro opere, per sponsorizzarsi. Io spero veramente che ragazzi, qualcuno di voi abbia acquistato durante questi giorni, e comunque se non l'avete fatto, comunque le loro siete trovate tutti i loro manga italiani. Infatti ce ne sono altri, non pensi tre, ma sono quelli che più mi incuriosivano, però ci sono tantissimi altri tipi di manga che spaziano dallo shoujo al boys love e così via. Io ho preso quelli che più mi interessavano e poi comunque nel caso in cui mi avesse il piacere comunque ci farò una recensione. Quindi ragazzi niente, ci vediamo al prossimo video, bella!